Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico in scenari di contatto alieno, teleconferenza di fantascienza in podcasting. Ciao, dall'ultima puntata sono giunte un po' di domande dai telespettatori. E Giselle, ti posso domandare un po' di cose? Ci puoi dire quanti anni hai? Che età hai? Eccoci, vabbè, si comincia bene. Va bene, passiamo ad un'altra domanda. Un telespettatore vuole sapere qual è il tuo piatto preferito e qual è la tua bevanda preferita. Un telespettatore ci chiede se te e Zezel sei forse parente di Azazel. Ok, Ezezel, ci puoi dire qualcosa di spaziale? Wow, è fantastico. Ok, va bene. Grazie, grazie della dritta. Quindi? Sì, ok, ma Gesell, sì, ma me lo hai già detto che te e Teia provenite dalla base di prossimità di Captain B. E Gesell, è dall'inizio di questo podcast di fantascienza che diciamo che voi due siete in sosta sulla base di Gonor, cioè su Marte. Questa cosa me l'hai già detta. Ecco, quindi non vale in questa chattata. E Zezer, raccontaci qualcosa di spaziale. Wow, questa cosa è spaziale. Però, beh, insomma, queste cose le dicono tutti i contattisti e dal 1947 a calendario terrestre che i contattisti aspergono balle sui presunti contatti imminenti, ma poi non succede mai niente. Sì, cosa? Come? Va bene, quindi la NASA o l'ESA lo diranno all'agente dell'astronave fotografata dai satelliti terrestri? Come non lo sai? È giusto, va bene. Allora possiamo dire che probabilmente l'astronave aliena non sarà notata e resterà come un'anomalia di misurazione. Oppure, se sarà notata, probabilmente tutto resterà inquattato sotto l'etichetta di sicurezza nazionale. Ok, va bene. Allora questa non è proprio una vera notizione, non è nemmeno una rivelazione, insomma, non vale tanto come notizia spaziale, non ti pare? Vabbè, ho capito. Avete qualche domanda da Gonor per noi terrestri? E Zezè, ma cosa dici? Non si dicono le parolacce, lo sai questo, vero? Noi
Wow, è fantastico. Ok, va bene, abbiamo capito. Quindi possiamo dire che voi di Gonor siete davvero scocciati di tutti i contattisti fasulli che dicono male di voi. Ok, fantastico. E Zezel, vuoi dire qualche altra cosa? Ok, perfetto. È da un po' di volte che lo stiamo ripetendo, casomai i telespettatori, diciamo, non l'avessero capito. Altre cose che vuoi dire? Wow, tutte cose spaziali. Va bene. Allora, un saluto e ci sentiamo un po' più avanti. Ciao.